took us around the country to see the countryside. We had an automobile. Went around. This looked very nice country down here. 100 miles from Naples is too far, perhaps, but we thought it was. Questa è la storia di Ansel Keys, dei suoi lunghi studi di fisiologia della nutrizione e delle sue scoperte finalizzate al benessere fisico e psichico dell'uomo. Ansel Keys nacque in California nel 1902 e fu titolare della cattedra di igiene fisiologica dell'Università del Minnesota, dove portò avanti studi sulla nutrizione come fonte energetica da cui dipendono lo sviluppo, il mantenimento e la reintegrazione dell'organismo umano. Nel decennio che va dal 1930 al 1940, il giovane scienziato mostrò in un famoso e raro filmato che 5 americani su 10 morivano prima del 59esimo anno di età e rimase convinto che la causa di questa morte prematura fosse un'alimentazione troppo ricca di grassi saturi e di carni rosse e povera invece di vegetali, legumi e frutta fresca. Le quotazioni del giovane scienziato di Minneapolis salirono nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando fu incaricato dal governo degli Stati Uniti di preparare un'alimentazione energetica che aiutasse i soldati a resistere alla fame, agli sforzi fisici e agli immani disagi dei fronti asiatici e europei. Nacquero le razioni K. K come Keys. Piccole scatolette di latta che contenevano carne, biscotti, cioccolata, chewing gum e perfino 2 sigarette. Tutto studiato per rendere più resistente un organismo sottoposto allo stress fisico e psicologico di una lunga e durissima campagna bellica a migliaia di chilometri da casa. Finita la guerra, Ansel Keys ritornò nei suoi laboratori per realizzare il vecchio progetto di prendere come punto di riferimento delle sue ricerche sull'alimentazione equilibrata l'area mediterranea. La base italiana di Ansel Keys fu Minnelea, il parco degli scienziati nato di fronte al mare dei Pioppi. Richiamati dal professore, giunsero nel Cilento altri famosi ricercatori e nutrizionisti, Stammler, Carvonen, Flaminio ed Alberto Fidanza, per dare vita a una squadra di studiosi davvero formidabile. Minnelea non è un nome bizzarro. Associa Minneapolis, la ultramoderna metropoli del Minnesota, ad Elea, la gloriosa città che con i suoi ruderi ricorda la grandezza di Parmenide e dei Medici Eleatici, considerati da Keys una scuola di riferimento importantissima.